Non ho messo doccia. Si stanno chiamando? Salve. Essere un re, però non c'è scritto là. Io andrei con l'imitazione. Vediamo, aspetta. No, non è troppo voluto. Ah, mi sembra quello un match. Cosa fa? Oddio. Andiamo con lui. Coloro che hanno suonato il pianoforte. Fate sempre il lavoro a metà. Che diavoleria è questa? Non lo so, sto sudando. Non è qua. Dov'è la nostra squadra? Qua. Thank you.
Dove? Qui. Sì, all'inizio. No. Letizia! Statevi! Ho qualcuno spostatevi! Dimmi diamo! Hanno dato le scatole con le lucchette a chiave contengono i tesori della marchesa. Prova a scassinarli con le chiavi di dotazione, eccole qua. Così la squadra può aprire solo una scatola, ma quale? Qua ce n'è una, non vedere se è questa. Impazzita. Non ti bastavano le tattiche, i dati, pure i cavalli adesso. Ma Salvo, stanotte ho fatto un sogno. Un cavallo nero, morto, immobile. L'ho fatto smorfiare. È un presagio di fortuna, Salvo, stasera smanchiamo. E da chi l'hai fatto smorfiare, sentiamo? Madama Butterfly, la zingara. E quanto ha chiesto per il disturbo? Ma non capisci! Io rischio. Per piazzare gli oggetti che tu rubi a casa della marchesa. Sai perché lo faccio? Per pagare il credito all'idiota e mettere un punto a questa faccenda del gioco. Ma Salvo, stasera alla bisca ci saranno anche i conti Borromiti. I conti Borromiti? Lo mettiamo domani, il punto. Ti ringrazio, signore. A te il mio voto. Ti ringrazio, signore, per aver posto sul mio cammino Gaetano, unica luce nella mia solitudine. A te il mio voto. A te la mia fede. A te il mio cuore. Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Questi sono i tuoi capelli, guardami! Questi sono i tuoi capelli! Tu sei pazza? Tu sei malata? Io ti faccio rinchiudere, pazza che non sei altro! Tu devi smetterla. Devi smetterla con questi voti. Smettila con queste preghiere di scrivere idiozie nel tuo diario! Dio lo sa! Il mio diario, fin tanto che si trova sotto questo tetto. Ascolta, Tizia, io non so bene cosa stia succedendo, ma non pensare che non abbia notato come sia cambiata la tua condotta. Da quando quel maestrino finto ingenuo ha messo piede in questa casa. Siete indisposta, madre. Perché la fede sfugge alla ragione e alla vostra maledetta maniera di controllo. Che cosa hai detto? E sulla fede si basa la mia amicizia con Gaetano. E così che mi ami. Dunque non potrete mai e poi mai controllarlo. Alzati! Da questo momento in poi ti è fatto divieto di incontrare o avere contatti alcuni con quell'uomo, con qualunque mezzo e in qualunque circostanza. Provvederò io stessa al suo allontanamento da Capagrada. Siete... Onora! Il padre e la madre. Rammenti? Il capo squadra. Sì, veramente.
Ma ed era una spostata per uno scudo di dote. E poi te lo chiedo perché ho fiducia in te. So bene come ti dedichi ai pazienti del tuo manicomio. Anima e corpo. Soprattutto corpo. Soprattutto quelle allentate e sedate. Devi riportarla a casa con te. Dio ti ha finalmente mostrato che la violenza carnale ti non faceva... Non sto scherzando, Gaetano. La Marchesa, sua madre, vuole farla intervenire. Vuole dimostrare che è pazza. Così da toglierle tutta l'eredità. Se starà ancora troppo tempo qui, quello che tutti voi chiamate manicomio, sarà fin troppo facile dimostrare che la Marchesina Letizia non era capace di intendere o di volere quando io vi ho maritato. Hai ragione, questo, certo, questo è ragione. Un problema. Io in casa non la voglio. Quindi... Io in casa non la voglio. Mi inquieta, Ti inquieta. E la dote ti inquieta, Gaetano. Il Signore opera per vie imperscrutabili. Imperscrutabili, sì. Ma si dà il caso che io stavolta conosca la via. Io vedo la soluzione. Tu, Gaetano, diventerai il nuovo Marchese di Cavagrande, eppure non dovrai vivere con Letizia un solo giorno in più. Né qualcuno dimostrando la sua follia potrà mai toglierti nulla. E come? In che maniera? In che maniera? In che maniera? Letizia è un fiore, ma è un fiore delicato. Aiutiamo il nostro Signore a coglierlo. Per la sua ghirlanda di grazia eterna, per requiescat in pace. Amen.
Rubai. Ancora una volta. Stavolta per me. 15 foglie ad una pianta di oleandro. L'erbario a mia madre. Sarebbe bastata una goccia di estratto. Ne ricavai un'intera boccetta. Ho scritto una lettera, inviata in molte copie a molti. Tutti sapranno. Il mondo saprà quanto Letizia Loffa di Capogrande, che mai divenne marchesa, fece rubare di sé a ciascuno di costoro, fin quasi a svuotarsi, fin quasi restare nulla, quasi rimase in me un piccolo barlume di coscienza al quale il Signore parlò. Nessuno poteva rubarmi a me stessa. Ora tutto è tenebre, tutto è morte. Non vedrò mai la luce di Dio, ma so che essa risiede in me e rischiarerà dall'interno l'eterno mio cammino fra le tenebre. La luce di Dio è in me e resterà chiusa in me, dove nessuno potrà rubarla. Anche se non siamo riusciti a risolvere nemmeno un enigma, perché nella nostra squadra c'erano persone veramente, veramente forti che hanno risolto gli enigmi anche per noi, e quindi siamo risultati vincitori. La fortuna dei principianti vincenti. Allora, reso conto di questa escape room, non sono cose per me. Ho poca intelligenza per la logica. In treno ne abbiamo fatto uno, ragazzi. Ma ho altre qualità.